Buonasera, buonasera a tutti gli aretini che sono con noi a questa 176esima puntata della diretta delle 18.30 che il Sindaco tiene a giorni alterni per informare i cittadini che sono con noi in questo momento sulla situazione di contagio di coronavirus nella nostra città, nella nostra provincia e oltre. Eh, sapete che da stamani mattina è cominciata la, eh, la, la terza fase della terza ondata di ehm, la diffusione di Covid-19 nei territori italiani e la nostra regione è stata riclassificata da questa mattina come zona gialla e quindi si sono aperte tante attività. Ci sono ancora restrizioni forti per quello che riguarda le norme di igiene personale, di distanziamento personale, ma molte attività, tra cui quelle legate alla ristorazione, hanno ripreso anche se come dovreste sapere, immagino, ve lo ricordo sono riprese all'aperto, quindi è possibile pranzare e cenare nei pubblici esercizi, ma con predisposizione di tavoli all'aperto. D'altra parte siamo a un mese dall'inizio della primavera e quindi siamo diciamo, in una condizione meteorologica che ci consente di fare questo tipo di attività di, di, di relax eh, all'esterno dei locali pubblici. Dunque, detto questo, partiamo come al solito con i numeri, e poi li commenteremo e vedremo se ci sono anche dei focus particolari. Dunque, oggi nella nostra città, quindi nel comune di Arezzo, sono stati registrati 28 casi di positività, con quindi un numero totale di contagi che ha raggiunto i 6.729 aretini contagiati. La provincia di Arezzo oggi eh, presenta un numero di eh, contagi relativamente modesto, sono 70, quindi con un totale di 19.081 da inizio pandemia. Giusto per completezza di informazione, siccome io vi vedo da giorni alterni e oggi lunedì e non vi ho visti sabato e domenica, negli ultimi due giorni, quindi 24 e 25 aprile, i numeri sono stati per la provincia, a partire da sabato 24, 96 contagiati e 109 il giorno di ieri, di domenica 25. Per il comune di Arezzo i contagi sono stati 35 il 24 sabato e 23 25. Eh, ieri domenica. Oggi si è risalito un pochino a 28 co nel comune, nel nostro comune, e si è scesi da 109 a 70 in provincia. Il numero sempre molto importante che dobbiamo tenere sott'occhio per comune e provincia per quanto riguarda i ehm, contagi registrati in sette giorni, riferiti a una popolazione ideale di 100.000 abitanti, che è il parametro sul quale poi gioca il nostro Ministero della Salute con il tavolo tecnico per eh, definire anche. Non solo su questo, i parametri sono 21, ma insomma uno dei più importanti è quello del, del numero di contagi in 7 giorni per 100.000 abitanti. Per il nostro comune il, questo numero è 205, per la provincia è 168, entrambi abbondantemente al di sotto della soglia di 250, che è uno dei parametri con cui si può finire nuovamente in zona arancio. Vediamo il dato regionale, vediamo se lo trovo rapidamente. Eccolo qua. Bene, in regione toscana oggi... I contagi sono stati nelle ultime 24 ore, eh, io vi do per la regione, vi do le ultime 24 ore, 737. Il totale settimanale è di 6202 contagi. Se riferiamo questi contagi a una popolazione fittizia di 100.000 abitanti, questo numero per la regione toscana risulta di 167. Sostanzialmente un numero quasi uguale a quello della nostra provincia che ne ha 168. La città sta un pochino peggio, sono 205 i eh, contagi per 7 giorni riferiti a 100.000 abitanti. Quindi la situazione all'inizio della riclassificazione in zona gialla per la regione, per la provincia e per la città di Arezzo sono positivi. Ce li dobbiamo però mantenere. Ora, è fondamentale che non abbassiamo la guardia. Ve lo faccio subito il fervorino. Noi eh, siamo in un momento in cui eh, possiamo fare molte attività. Le dobbiamo fare sempre con la massima cautela perché non dobbiamo incappare in eh, contagi in crescita, altrimenti rischiamo nuovamente la chiusura. Non voglio gufare, però voglio dire che è vero che si va verso la bella stagione, quindi molte delle patologie predisponenti rispetto alla evoluzione non certamente positiva del virus, che stanno anche nelle nost nei nostri sistemi immunitari e che con la bella stagione, con eh, lo stare all'aria aperta, di fatto migliorano. Ma dobbiamo ricordarci che il, il virus è molto più eh, aggressivo in senso della capacità diffusiva di quanto non fosse in passato, di quanto non fosse un anno fa. E quindi dobbiamo mantenere veramente alta la guardia perché non possiamo assolutamente rischiare, neanche per scherzo, di richiudere le attività che abbiamo appena riaperto. Vediamo i casi nazionali. Pregherei la regia Gianni Rossi di metterci in eh, sovraimpressione. Eccoli qua. Allora, i nuovi casi nazionali in 24 ore sono 8.440. Il totale nazionale di oggi da inizio pandemia è 3.971.114, quindi questo è, la, è il totale degli italiani che hanno preso il virus, eh, contato a partire dal, dall'inizio della pandemia che si è registrato a fine febbraio, metà, fine, metà febbraio del 2020. Ricordo che il primo lockdown fu deciso dal governo. L'8 aprile entrò in vigore, il giorno successivo, il 9 aprile. Il 9 marzo, 8, 8 marzo, 9 marzo, e quindi siamo a distanza di 13 mesi abbondanti da quella prima chiusura. Bene, in questi 13 mesi, quindi un anno abbondante, abbiamo eh, costellato la nostra, il nostro paese con 3.971.114 contagiati. E, I morti oggi sono 301, eh, numero che. Per quanto drammatico continua a essere drammatico ma è in netto calo rispetto ai numeri dei giorni, eh, dei giorni precedenti e delle settimane passate il totale degli italiani che non ci sono più per effetto di questa pandemia sono il bel numero di 119.539 dimessi o guariti 16.539 attualmente positivi meno 8.400 vediamo a seguire immediatamente il grafico del dato nazionale su scala, diciamo, eh, a partire dal novembre. Fatemelo ingrandire così lo vedo meglio. Bene, mh, commentiamo subito il, eh, il diagramma pallini rossi che rappresenta il numero di casi totali. Come vedete sta scendendo decisamente ormai da più di due settimane. I guariti, anche questi, anche se sono stati più o meno costanti nelle ultime settimane, da due giorni, sono in calo. Gli attualmente positivi vedo un andamento diciamo, genericamente costante. Vorrei adesso vedere se è possibile il grafico delle, ehm, dei positivi su tamponi. Anche questa è una grandezza che ci è utile eh, commentare, allora vedete come oggi la colonnina celeste sia al 5:36. Questi sono i positivi di oggi rispetto ai tamponi fatti due giorni fa. Mentre il dato calcolato col sistema della protezione civile, che è i positivi di oggi, diviso i tamponi di oggi, porta a un valore praticamente tre volte tanto, 14,08. Ieri le cose erano andate, diciamo, non bene da un punto di vista numerico, ma i due numeri erano molto più simili, avevamo un 10,05 con un metodo e un 10,57 con l'altro. Addirittura sabato, no, addirittura sabato invece 6,33 e 7,36 un punto percentuale di differenza. Questo l'abbiamo detto e commentato più volte, lo ricordo ancora una volta: è dovuto al fatto che questa oscillazione al numero di tamponi che non è costante nel tempo. Interessante notare come a questo punto le due serie di dati danno una retta interpolante, interpolante eh, sostanzialmente diversa, e cioè le colonnine celesti vengono interpolate con una retta che presenta una andamento discendente con il tempo, quindi un andamento come dire positivo, la eh, stessa cosa fatta come interpolazione dei dati eh, in viola dà un andamento opposto leggermente in crescita nel tempo. Ripeto, non ci affezioniamo al dato numerico, questo dipende dal numero dei tamponi effettuati ogni giorno. Prima di passare al commento... Sulla eh, dati epidemiologici guardiamo la eh, tabella di marcia dei vaccini. Chiederei a Gianni Rossi di farci vedere questa, questa immagine. Esattamente questa: si tratta di 17.751.562 somministrazioni in tutta Italia. In Toscana ne sono state somministrate 1.151 circa. Rispetto al 1.287 consegnato, quindi abbiamo in Toscana una percentuale più o meno simile a quella di altre regioni, di dell'89,4%, quasi il 90%. Quindi, per quello che viene consegnato, poi la regione i vaccini li fa, è che ne vengono ancora consegnati pochi, quindi siamo a nemmeno un terzo dei cittadini, eh, degli abitanti della regione Toscana raggiunti dal sistema vaccinale. Passerei a questo punto a commentarvi i dati, fammi restringere lo schermo così. Vediamo eventuali messaggi sulla chat di regia, dicevamo i dati epidemiologici. Dunque, oggi, in tutta la Toscana Sud-Est sono stati riscontrati 123 casi di positività, di cui 70 in provincia di Arezzo, come abbiamo visto, 40 in provincia di Siena, 12 in provincia di Grosseto. Il dato eh, aretino della provincia di Arezzo vede il capoluogo con, abbiamo visto, 28 casi. Poi di numeri importanti in tutta la provincia non ce ne sono quindi non ve li sto a leggere sono tutti da 3, 2, 1 quindi un andamento provinciale relativamente buono tant'è vero che il totale è 70 eh, una trentina in meno a quello che eravamo, eravamo abituati a vedere nei giorni, nei giorni della settimana scorsa. Decenza Covid San Donato di Arezzo oggi ha, presenta 92 letti occupati quindi è in svuotamento progressivo il reparto Covid del San Donato, la terapia intensiva ha 19 letti occupati rispetto ai 24 possibili. La decenza Covid Misericordia di Grosseto è scesa anche questa a 31 letti occupati, la terapia intensiva sempre della Misericordia di Grosseto ha 12 letti occupati. Tamponi effettuati, vedete che, che, perché è saltato quel numero per, nel modo di calcolo della, ehm, della protezione civile perché oggi sono stati fatti ad Arezzo 497 tamponi, 463 a Siena, 257 a, mh, a Grosseto. È un numero che è praticamente la metà di quello a cui eravamo abituati, eravamo abituati a un numero che stava intorno al 1000 e quindi il, il, il calcolo fatto con i due metodi è più o meno invariante. In realtà quando il numero si divide per due è evidente che se io divido lo stesso numero una volta per una quantità doppia, una volta per una quantità che è la metà, trovo i due numeri molto diversi che abbiamo visto prima. Non c'è un modo giusto e un modo sbagliato. Il nostro è un modo un po' più ragionevole perché il risultato del tampone arriva in due giorni e quindi alla fine oggi eh, certifichiamo i tamponi fatti due giorni fa. Allora, le persone positive in carico in provincia di Arezzo sono 1658, di cui a domicilio 1281. Il numero di persone con e stretti in quarantena è 3803. Credo di non dovervi dare altre notizie da que su questo capitolo. Entrerei sul lavoro della Polizia Locale e pregherei Gianni Rossi di farci vedere il filmino fatto ehm, sabato, se non ricordo male, e vediamo intanto che cosa ha fatto la nostra Polizia Locale in questi giorni. Ha rilevato incidenti, ha eh, contestato multe di vario tipo e in varia misura. Quelle che mi interessano... Sono soprattutto i controlli, che sono stati fatti, ecco, intanto è partito il filmino che sono stati fatti in piazze e strade principali del centro storico, zone periferiche, controllo di parchi cittadini e controllo di attività ed esercizi pubblici, oltre che al mercato settimanale. È stato fatto eh, negli ultimi tre giorni: 23, 24, 25 aprile, un verbale per mancato rispetto dell'isolamento domiciliare, e questa è una cosa molto grave. Eh, era un contatto stretto di caso quindi non era mh, una persona certificata con contagio ma era comunque una persona che doveva stare in quarantena e invece se ne è allontanata e si è beccata un multone occhio perché se lo fate con il virus addosso vi beccate anche una denuncia penale molto pesante perché è diffusione di epidemia eh? quindi occhio a non, a non fare sciocchezze poi sono stati fatti tre verbali da 400 euro l'uno per il mancato uso della mascherina c'è ancora qualcuno che ci casca, in questa, in questa cosa purtroppo non si è capito che la mascherina va portata sempre. E poi due verbali per spostamenti fuori dal proprio comune non consentiti. Quindi anche questa era una limitazione che la popolazione ha, ha eh, rispettato nella stragrande maggioranza dei casi. Però ci sono stati due furbetti che si sono voluti uscire dal comune senza avere un giustificato motivo per farlo. Ricordiamo infine che... Ehm, I tamponi effettuati in località di indicatore all'interno del mercato ortofrutticolo in totale sono stati 629, quindi anche l'attività la, di controllo con tamponi continua ad essere importante. Io ho da dare alcune risposte, eh, ne, ne, ho, ne ho molte, però partirei con una e forse mi fermo lì perché vorrei stare nel tempo eh, consentito e le altre vediamo se riusciamo a rimandarle. Ci sono numerose domande, non ve le sto a leggere tutte, che sostanzialmente chiedono come si può ottenere il certificato verde che deve, verrà rilasciato, così è stato definito nel nostro, nel nostro sistema eh, diciamo regolamentare, eh, per potersi allontanare dal proprio comune o comunque poter girare perché si è in uno dei seguenti tre casi. O si è stati vaccinati e il vaccino ha avuto effetto essendo passati giorni dopo i quali sappiamo che il vaccino è attivo o perché si è guariti dal covid o perché si è fatto un tampone nelle ultime 48 ore negativo ovviamente i primi due i primi due casi sono casi che certificano una assenza di virus portato che può essere estesa per, per sei mesi o dalla guarigione rispetto al Covid-19, o dall'effettuazione della seconda eh, diciamo inoculazione del vaccino. Sappiamo che per oggi in Italia ancora si lavora soltanto che vaccini su due, su due, con due, con un richiamo quindi con doppia dose, e quindi il tempo viene contato dalla seconda dose eh, acquisita, sei mesi. Mentre ovviamente per i tamponi eh, positivi e eh, negativi abbiamo un tempo molto più ridotto di, di, di pochi giorni. Allora non è dato sapere. Non è dato sapere, Viene, è stato definito uno strumento ma ancora non sappiamo esattamente come verrà erogato, come verrà ehm, diciamo, messo a disposizione dei cittadini. C'è da immaginarsi che sarà uno, un, un documento cartaceo che deriva dalla storia clinica o vaccinale o appunto clinica del soggetto che può avere questo tipo di documento. O ci sarà un'app da scaricare nella quale vanno inseriti i dati personali che andando a pescare nel database del sistema sanitario regionale va a ricostruire quando la persona ha fatto il vaccino o quando ha avuto la guarigione, la guarigione del Covid o altro ancora ma al momento non è assolutamente noto il sistema attraverso il quale verrà dato al cittadino l'opportunità di avere questo documento questa sorta di carta verde per potersi muovere anche tra regione e regione anche tra zona gialla anche tra zona arancia e zona rossa purché in possesso di un titolo che certifichi che non si è indenni dal, dal contagio da non confondere con il passaporto europeo che ancora è di là da venire e che riguarderà un qualche cosa che dovrà prendere in carico i dati nazionali ed avere una valenza anche sul territorio europeo. Quindi c'è ancora un grande, una grande attesa per sapere di che si tratta. Io vi prego, se non volete stare a sentire il sottoscritto un giorno sì e un giorno no, e vi informerò appena ci sono novità eh, diciamo formalizzate con atti del governo, con atti del ministero della Salute. Comunque ehm, potete guardare sui media e capire che, come si sta evolvendo la questione legata alla erogazione di questi Pezzi di carta che servono per potersi muovere indipendentemente dai confini colorati fra le nostre regioni, eh, che sono variabili dall'una all'altra. Piglio l'ultima, poi le altre ve le, ve le, ve le giro, ve le, ve le vi rispondo la volta prossima perché non voglio farla troppo lunga. C'è un cittadino che chiede: Posso consigliarvi di controllare tantissimo Piazza Andromeda, specialmente nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. Spesso ci sono persone senza mascherina o che se ce l'hanno la tengono giù. Bene, io questa la prendo come una segnalazione, la rigiro naturalmente al comandante della polizia locale Adaldo Poponcini, che comunque ringrazio per il lavoro che la polizia locale sta facendo in questo momento per tutta la nostra città e vi garantisco che è un lavoro molto pesante, sta dietro a tante cose. Tra l'altro, su questo vorrei anche, anche dare una sorta, tra virgolette, di giustificazione, mi corre l'obbligo di farla. ehm Domenica, quando c'è stato un, uh, un assembramento di persone da varie parti, si è lamentata la non eccessiva presenza della polizia locale. Il motivo è molto semplice, eravamo impegnati allo stadio dove c'era la partita con Ravenna che era, rivestiva caratteristiche di grande criticità per quello che sarebbe potuto avvenire, quindi la gran parte dei nostri uomini erano impegnati allo stadio a fare sicurezza. Ecco perché li avete visti pochi in giro. Purtroppo dobbiamo badare a tante cose insieme a carabinieri, eh, forze di polizia, la polizia locale e eh, scusatemi la polizia di Stato e la Guardia di Finanza, ma eh, il numero del personale, quando c'è più, più di una manifestazione in città, spesso non sono sufficienti. A questo punto sono le 18.52, siamo in ritardo di 12 minuti. Vi saluto tutti con, i soliti, con le solite raccomandazioni che non mi stancherò mai di fare, lavatevi le mani spesso con i liquidi sanificanti. Portate la mascherina sempre sul naso e bocca, toccandola soltanto dagli elastici. State lontani fisicamente, state vicini col cuore, stiamo vicini col cuore e sicuramente ce la faremo.